L'inquinamento atmosferico a Nocera Inferiore è peggiorato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo dicono i dati dell'ARPAC. I limiti di PM10 nell'aria sembrano essere impazziti. Il bollettino dell'Agenzia regionale per l'ambiente del 10 maggio 2018 riporta 31 sforamenti per la presenza di PM10 nell'aria. L'ultimo è stato registrato il 2 maggio, quando si è raggiunto un picco di 57 unità per metro cubo. Il 10 maggio di un anno fa c'erano stati appena 12 sforamenti. Si cominciò bassi per poi arrivare con il passare dei mesi e l'avvicinarsi di dicembre a ben 62 record. Se a maggio 2018 si è già a 31, è molto probabile che entro fine anno potrebbero essere raggiunti limiti inediti per i già pure alti parametri rilevati dalla centralina di Vianola. Una vera e propria emergenza che pone Nocera Inferiore al primo posto per inquinamento da PM10 nella graduatoria dei comuni della zona costiero-collinare, che comprende ben 16 postazioni che vanno da Avellino a Salerno fino a toccare Battipaglia, Polla e Sparanise nel Casertano. Solo nell'agglomerato Napoli-Caserta si registrano parametri più gravi. Occorre dunque fare qualcosa, certamente più di quanto è stato messo in campo finora. È palese che sono valsi a poco il divieto per i camion ad uscire al casello A3 Napoli-Salerno e le domeniche ecologiche. Occorre una presa di posizione più forte e radicale, è una questione di salute. Un fenomeno, quello nell'aria, irrespirabile, di cui i nocerini sono consci e forse già consapevoli, così come l'amministrazione comunale. Nel 2015 si registrarono 64 sforamenti di PM10. Anche nel 2016 il livello di microparticelle fu ampiamente superato. 39 sforamenti per PM10 e 27 per presenza di biossido di azoto, anche questo oltre il limite stabilito dalla legge. Si parlò allora di installare delle centraline mobili per il monitoraggio più omogeneo e oggettivo dell'inquinamento atmosferico. Da allora nulla si è mosso.